benvenuti. Allora, Reactive Programming, sto per qua mi cadrà prima o poi, ma via. Va bene, allora, chi sono? Penso ormai ci siamo. E la prima domanda fondamentale è: perché Reactive Programming? Perché in realtà, cioè, programmazione ormai, perché dobbiamo cambiare qualcosa, la sappiamo fare, vediamo cosa c'è di nuovo. Allora, il motivo dietro Reactive Programming è questo qua. Questa è una classica interazione client-server-database che si trova in tantissime applicazioni web. Questo qua è il thread sul client, il thread sul server e il thread sul database, ok? Quindi il client fa una chiamata al server, mentre il server e il database fanno il loro processing, il thread sul client è occupato ad aspettare, ok? Stessa cosa, vedete qua c'è un piccolo pezzettino dove il server ha una parte di processing sua, quindi la richiesta viene ricevuta, viene capito che cosa si vuole, viene convertita la richiesta praticamente in una stringa SQL da mandare al database, dopodiché il database esegue la query, ritorna indietro, di nuovo c'è un piccolo processing della risposta che si rimanda al client. Ma durante tutto il tempo in cui il database esegue il suo processing, questo thread è bloccato a far niente, ma sta aspettando che il database gli risponda, però è qua allocato e bloccato lì, ok? Questo infatti si chiama blocking wait. Quindi questi due thread qua sono in blocking wait. Questo qua no, perché questo qua sta in effetti consumando CPU perché sta eseguendo la query al database, la query nel database, ok? Allora, perché questa roba non va bene? Perché? Beh, ci sono diversi motivi, ma il fondamentale è quello che consumano risorse, ok? Quindi in particolare a ogni thread Java è associato uno a uno un thread nativo, ogni thread nativo ha una porzione di memoria che viene allocata per lo stack, di default nella JVM è 1 MB per thread. Vengono allocate delle strutture dati nel sistema operativo per la gestione dei thread nativi, ovviamente c'è lo scheduler nativo, eccetera eccetera. Quindi se voi avete 10 thread o 10.000 thread fa differenza, nel senso che ovviamente le strutture, la memoria, la macchina fisica che dovete allocare per far girare la vostra applicazione deve essere più grande perché deve fare spazio per tutte queste cose. Ci sono poi altre meno, diciamo, meno importanti, però ad esempio che riguardano il garbage collector: più thread avete, più il garbage collector fa fatica. Ci sono due motivi principali. Il primo è che quando il garbage collector interviene deve fermare tutti i thread. Questo vuol dire che ognuno di questi thread deve smettere quello che sta facendo, fermarsi, dopodiché il garbage collector può partire. Se ne devo fermare 10 ci metto poco tempo, se ne devo fermare 10.000 sono sempre tanto tempo. Ci sono dei simpatici pezzi di codice da tipo veramente 5 righe che dimostrano che è possibile rinviare a piacere la pausa del garbage collector semplicemente tenendo un thread occupato in un for loop, ok? Quindi dipende un po' dalle vostre applicazioni, però se avete dei for loop da milionate di giri, garbage collector può risentirne. Quindi tutto questo, siccome consumo più risorse, vuol dire che anche mi costa di più, perché se ho le mie macchine su Amazon o quello che volete, devo prendere macchine più grosse o comunque consumo più CPU, eccetera. Quello che vorremmo in effetti avere, ed è quello fondamentale, è questo. Noi vorremmo avere una piccola parte di processing all'inizio sul client, che è tutto quello che ci serve per spedire la richiesta e poi basta. Stessa roba qua, ricevo la richiesta, riformatto i dati della richiesta in una stringa da mandare al database e poi basta. Poi il database o il sistema REST, quello che volete, in backend, fa il suo lavoro. Quando la risposta arriva, voglio di nuovo allocare un thread, fare un pochettino di lavoro per formattare la risposta e mandarlo al client, dove poi lui farà quello che dovrà fare, ok? Questa è una cosa che ha senso, nel senso che questi sono i momenti in cui io effettivamente uso un thread
nel senso che quel thread macina codice e quindi fa qualcosa di effettivo. E quindi questi qua si chiamano appunto async waits, e vanno bene. Cosa succede in un sistema del genere? Che io posso sfruttare questo spazio che adesso mi è diventato libero, cioè il thread non è più occupato lì, in due modi. Il primo modo è questo qua, cioè posso effettuare sul server più operazioni contemporaneamente. Per esempio, io posso nella prima parte di codice formattare una richiesta da mandare a un sistema NoSQL, questa ritorna immediatamente perché è asincrona, ok? Quindi la mando sulla rete e il thread ritorna immediatamente, tanto è asincrona, non devo aspettare che il database mi risponda. Dopodiché lo stesso thread cosa fa? Formata un'altra richiesta, magari da mandare un sistema REST, in anche questa viene formattata e mandata immediatamente, e quindi riesco a effettuare due operazioni in questo piccolo pezzettino di tempo. Ok? Dopodiché, siccome sono solo due le operazioni che devo fare, il thread ritorna e quindi di nuovo vado in async wait. Ok? Le due risposte arrivano probabilmente in tempi diversi, non importa, io eseguo un po' di processing quando ritorno alla richiesta dal sistema NoSQL, un po' di processing quando ritorno alla richiesta dal sistema REST, dopodiché se devo combinare i due dati, li combino e li mando al client, ok? Probabilmente effettuato tutto in questo pezzettino di codice qua. Quindi posso fare quelle che prima facevo un'operazione per volta, adesso posso farne di più. Come facevo a farle prima queste qua? Arrivavo al thread, se ero in modalità bloccante, come facevo? Mandavo la query al sistema NoSQL, però poi mi bloccava, quindi cosa facevo? Ah, attenzione, non faccio così. Faccio il fork di un thread, metto la richiesta per il sistema NoSQL dentro quel thread là, dopodiché faccio la richiesta per il sistema REST, se anche quella è bloccante devo forcare un secondo thread, mettere la richiesta per il sistema REST nel secondo thread e farlo partire. Quindi praticamente per fare questa cosa qua ho dovuto occupare tre thread, il primo che è quello di quando arriva la richiesta, quello per il sistema NoSQL, quello per il sistema REST, dopodiché il thread bloccante, quello che è arrivato qua, cioè, tutti e tre sono bloccanti, no? A questo punto qua, quindi ho tre thread bloccati a fare, a eseguire una singola richiesta che arriva dal client. Avete 10.000 client e mettete su un moltiplicatore per 3, per 4 su queste cose qua, di nuovo sono una barcata di thread, non va tanto bene. La seconda cosa che si può fare nell'utilizzo di questi thread che abbiamo salvato, ok, che quindi diventando appunto asincroni riescono a essere occupati a fare qualcos'altro, in questo caso abbiamo visto un'altra operazione, un'altra modalità è quella invece di gestire altre richieste. Quindi io ho più client, questo thread, il primo thread formata la richiesta per il sistema REST, dopodiché ritorna, la manda e poi ritorna, ritorna nel thread pool in questo pezzettino, ok, dopodiché il server che ha un thread nel thread pool, gli arriva un'altra richiesta e dice: oh, guarda, un thread libero qua nel thread pool, lo prendo, casualmente, non casualmente, ma spesso è lo stesso thread che è appena tornato, ok? Proprio i thread pool sono pensati così, perché? Perché quello che voglio fare è cercare di riutilizzare i thread che sono attivi in modo che quelli che sono meno attivi vanno poi piano piano in timeout e li posso rimuovere dal sistema. Quindi esco dal run e uscendo dal run il thread nativo viene deallocato, eccetera eccetera, okay? Quindi lo stesso thread mi serve una richiesta, torna nel pool, arriva un'altra richiesta, è sempre lo stesso thread che me la serve e la serve pure lui, torna nel pool, arriva la terza richiesta, è lo stesso thread, me la serve e così via, ok? Quindi lo stesso thread può fare gestire tante richieste e potenzialmente anche risposte, ok? Questo potrebbe essere sempre lo stesso thread che viene preso dal pool per gestire la risposta e così via. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo, usando un sistema reattivo, abbiamo migliorato la latenza. Perché? Perché le due operazioni che prima facevo
e per le quali magari dovevo sequenzializzare, no? Vi ricordate queste qua? Se queste qua erano sequenzializzate e bloccanti, dovevo fare prima la chiamata NoSQL, aspettare che ritornasse, dopo fare la chiamata sistema REST, aspettare che ritornasse, quindi le due venivano sequenzializzate, sequenzializzando ovviamente la latenza per l'operazione totale era la somma delle due. Invece eseguendolo in parallelo riduco la latenza. Ok? In più una migliore utilizzazione delle risorse, in particolare lo stesso thread può servire in client multipli. Quindi tutto questo si traduce in minori costi, migliori performance e entrambi vi fanno guadagnare di più alla fine, no? Questo è il concetto fondamentale. Allora, possiamo fare anche interattiva, Questa cosa qua, voi direte, vabbè, ma quanto risparmierò mai? Allora, facciamo, dai, alzata di mano. Chi dice che risparmio il 50%? Meno del 50%? Più del 50%? Quasi tutti. Ok, più del 100% vuol dire il doppio. Pochi. Più del 200% vuol dire tre volte tanto. Sempre i due pochi. Come? A trabocchetto. Allora, adesso vi faccio vedere un'applicazione che è online, e questa qua è webtile.com, il nostro sito Syncrest, questa potete già andare su adesso, che vi fa vedere delle chiamate bloccanti verso le API di eBay per ricercare dei termini, in questo caso singolo termine, in questo caso tre termini. Quindi caso singolo termine, cosa succede? Facciamo la chiamata bloccante, quindi facciamo la chiamata e aspettiamo che ritorni. Il tempo totale è 199,6 millisecondi, quindi 200 millisecondi. Che cos'è? È il tempo, scusami, la rete, bravissimo, è la distanza che c'è tra il server WebTide e il server Amazon, eBay, scusate, ok? Più magari c'è qualche processing lato eBay, però mi immagino che sia poca roba, è principalmente la rete. Quindi questo thread qua ci ha messo 200 millisecondi per ritornare una ricerca per i kayak. Se la facciamo asincrona, vedete che il total time è esattamente lo stesso, perché ovviamente il processing è esattamente identico, la richiesta è la stessa, stesso kayak, stessa distanza e tutto quanto. Però qua sotto vedete com'è distribuito, abbiamo calcolato com'è distribuito l'utilizzo dei thread all'interno di Jetty per fare queste cose. Quindi la parte rossa dura un millisecondo, dove ci sono praticamente appunto questo millisecondo è quello che viene impiegato per ricevere la richiesta dal client, formattare la richiesta verso eBay e mandarla. Ok? Un millisecondo. Dopodiché ho 199,5 millisecondi di attesa, ok? In realtà questo millisecondo qua, la parte in rosso è divisa in due, cioè la parte iniziale e la parte finale. La parte iniziale durava 0,9 millisecondi, cioè ricevo la richiesta formato mando a eBay, e 0,1 per ricevere la risposta da eBay e formattare la risposta al client. Quindi 0,9 più 0,1, un millisecondo è qua. Cosa vuol dire? Qua devi fare un altro centinaio almeno, occhio. Esattamente. Siccome la richiesta di per sé impiega un millisecondo, in questo stesso tempo lo stesso thread poteva servire altre 200 richieste, altre 199, ok? Quindi il fattore di moltiplicazione, il fattore di moltiplicazione non è il 100%, che vuol dire 2 per o 3 per. Qui stiamo parlando di 200 per, ok? Ovviamente non è mai così eclatante, ok, sui sistemi veri, però capite che avete a disposizione un sistema che può essere vastamente più efficiente di un sistema bloccante, ok? Stessa, giusto per chiudere l'esempio, qua abbiamo fatto tre chiamate per tre termini diversi. Salta fuori che ci ho messo 600 millisecondi perché sono state bloccanti e sequenzializzate. Ho chiesto la prima, poi ho chiesto la seconda, poi ho chiesto la terza. Tempo totale 600 millisecondi, è ovvio. Se le mando via asincrone invece, quindi mando via la prima, mando via la seconda, mando via la terza, poi aspetto che queste risposte ritornino, questo sistema mi ritorna indietro in 280 millisecondi.
Quindi di nuovo anche qua ho 1,2 millisecondi per mandare via le richieste e poi per processare le risposte al ritorno, e ho 278 millisecondi di attesa, dove io avrei potuto servire altre 278 richieste con lo stesso thread. Okay? Vuol dire anche che se voi fate il sizing di un thread pool per un sistema server, e avete un certo numero di richieste concorrenti, voi potete dire, con un sistema del genere molto semplice, potete dire: se lo faccio bloccante mi servono, non lo so, voglio sostenere 100 richieste al secondo, mi servono ognuna 200 millisecondi, quindi mi servono diviso 5 20 thread minimo. Se lo faccio asincrono ne resta uno, probabilmente, perché qua faccio 200 richieste, faccio una richiesta al millisecondo, quindi faccio 1000 richieste al secondo, ok, quindi 100 a voglia, avanzo, ne avanzo ancora, il thread lì prende il sole. Quindi notate anche la differenza, qui 600 millisecondi, 280, cioè praticamente la metà. Quindi non solo avete migliorato il sistema, non solo potete usare un sistema più piccolo, ma ci mettete anche meno tempo, che sembra troppo bello per essere vero. Adesso vediamo poi perché. E questi sono i reactive systems, ok? Sono un po' particolari e vanno programmati in maniera diversa da quella alla quale siamo tipicamente abituati. Allora, chi di voi qua fa REST classico? Cosa usate? Jersey, queste cose qua? Quanti di voi hanno usato le caratteristiche asincrone di Jersey? Lui, perché l'ho martellato io quando è venuto a presentare il microservice e gli ho detto: ma no, vai asincrono. Ok, quindi un task, e lui l'ha fatto, poi dopo ci riporti anche la tua, anzi dicelo subito, quanto ci hai messo a portare? Poco, perché alla fine si è trattato di aggiungere un argomento ai metodi delle risorse REST, che è la sync response, e più o meno basta, tutto lì. In realtà questa cosa mi è stata molto semplificata dal fatto che io comunque sotto le risorse Jersey ero già tutto asincrono, perché usavo i completable future, quindi tutte le mie API già tornavano in completable future, dovevo soltanto prendere la risorsa Jersey, quella che espone le API, innescare il servizio che mi tornava al Computable Future e poi nel metodo dire: e poi quando il Computable Future è finito, alla async response dagli risultati. Quindi in effetti ci ho messo poco. Quindi è una cosa da guardare se usate sistemi REST, Jersey, REST Easy, eccetera. Tutti sono basati, credo tutti hanno delle le API, implementano le API standard JAX-RS 2.1, che ha tutto questo supporto per le parti asincrone. Recentemente siamo stati al Voxel Day Lugano, ho parlato con uno dei ragazzi di Red Hat che lavora sulla specifica JAX-RS, la 2.2, dove si sperava che ci fosse anche async I.O., quindi si potesse fare I.O. asincrono e non il processing asincrono. Solo processing asincrono c'è già, mancava la parte di I.O. asincrono per i sistemi REST. Per capirci, se voi uploadate un film, non volete leggere e aspettare che il client vi mandi il film un byte alla volta, perché quel thread lì resterebbe lì bloccato ad aspettare per tantissimo tempo. Con la possibilità di fare async I.O. cosa fate? Voi svegliate un thread, leggete un byte, rimettete il thread a dormire. Quando poi il client vi manda il secondo byte, risvegliate un thread, leggete il secondo byte, lo rimettete a dormire. Quindi questo adesso è un caso estremo ovviamente, però diventa più efficiente perché nel tempo in cui quel thread dorme può fare altro, ok, come abbiamo visto. Quindi interessante, dateci un'occhiata, le API ci sono già, sono ormai tra virgolette vecchie, molto facili da usare, e la testimonianza di Federico è stata appunto che non è complicato passare di build. Quindi tutti questi sistemi qua, dicevamo i sistemi reattivi, sono nati un po' dalla spinta del cambiamento che c'è stato in questi ultimi pochi anni, in particolare per le organizzazioni IT. Quindi siamo passati da decine di server che prima erano nel data center magari della struttura stessa, siamo passati al cloud,
dalle latenze degli anni 2000, diciamo che anche se uno apriva un sito e sia prima in seconda andava bene, adesso con il mobile se tu apri un sito e non è lì subito in millisecondi non siamo contenti. La quantità di dati che trattiamo in alcuni casi è passata dai gigabyte ai petabyte e ovviamente appunto la parte mobile. Quindi le architetture software bloccanti, che usano delle API bloccanti che sono state progettate 10-15 anni fa, JDBC risale agli anni 90, non vanno più bene, ok? Si è spostato tutto il sistema verso qualcosa di più challenging e quindi dobbiamo anche noi cercare di stare al passo. Questa è un po' la slide dei sistemi reattivi. Hanno queste quattro caratteristiche, questa la trovate su Reactive Manifesto, insomma non spendo tempo più di tanto, però insomma fondamentalmente i sistemi sono message driven, quindi non si parla più di chiamate a metodo bloccanti, ma ti mando un messaggio e ritorno immediatamente, poi dopo tu gestisci il tuo messaggio poi con calma quando viene comodo, poi dopo me ne mandi un altro che è la risposta di quel messaggio. Sono elastici perché devono in qualche modo sopperire a un aumento di carico senza perdere la responsività, quindi la latenza del sistema non deve aumentare, no? Questo invece era un problema classico dei sistemi bloccanti, perché più aumentava il carico, più thread bloccati c'erano nel sistema, a un certo punto finivano perché il thread pool finiva, e a quel punto lì l'n più unesima richiesta che arrivava doveva aspettare che qualcun altro finisse per avere un thread a disposizione. Invece questi sistemi qua sono più elastici di natura, sono anche più resilienti, cosa vuol dire? Che se falliscono, falliscono in fretta e ve lo dicono subito, okay? Questo non vuol dire che non falliscono, semplicemente vuol dire che falliscono in brevissimo tempo. Se qualcosa non va bene lo dicono immediatamente, almeno uno ha un feedback immediato. E la responsabilità appunto è la parte che riguarda invece il fatto di rispondere in un tempo breve, ok? Quindi questa slide diciamo riassume in poche parole quello che vi ho detto. Quindi la domanda fondamentale è: ok, adesso io sono interessato a questa cosa, come cambia il mio modo di scrivere software? Devo cominciare a imparare a scrivere software in modo asincrono. Qual è il problema di questa cosa qua? Che uno dice, ok, è tutto così bello, 200 moltiplicatore 200 per, come abbiamo visto prima, meno risorse, più profitto, eccetera. Il problema è questo terzo punto, cioè programmazione asincrona è veramente difficile. E ve lo dico dalla mia esperienza personale, in Getty, il core di Getty asincrono ormai da anni e ancora ci stupiamo di cose che non abbiamo previsto, ancora ci stupiamo e parliamo con il Servlet Expert Group, quindi con gli esperti che definiranno la prossima versione delle servlet, per dire guardate che qua c'è una race condition di cui nessuno si è mai accorto, peccato che noi abbiamo un client che gli è successo, abbiamo analizzato la faccenda, c'è un problema proprio per come sono state definite le API nelle servlet, dobbiamo provare a fare qualcosa, ok, migliorarle. E quindi vi assicuro che dopo tanti anni di programmazione asincrona ancora è dura. E quindi un sacco di cervelli si sono messi insieme che avevano questi problemi qua e hanno proposto un'iniziativa che hanno chiamato Reactive Streams, con l'idea di fornire un'API standard molto semplice che è alla base dei sistemi reattivi, cioè implementando un'API del genere uno è in grado di costruire sistemi come vedevamo qua, che sono message driven, che hanno delle caratteristiche di elasticità, resistenza e responsività che sistemi invece costruiti su API bloccanti non hanno, okay? Quindi le API Reactive Stream sono non bloccanti di default e proprio tutti i concetti sono stati messi insieme dentro queste API qua. In particolare adesso spenderemo un paio di secondi su una caratteristica fondamentale dei Reactive Stream, che
mancava fino a che questa iniziativa non si è cristallizzata in una forma definitiva, questa caratteristica che si chiama back pressure mancava e manca tuttora da alcune librerie. In particolare, non so se avete sentito Rx, Java, eccetera, sono librerie che sono nate, però alle quali mancava questa caratteristica fondamentale della back pressure. Quelli che hanno progettato queste librerie ci hanno lavorato insieme ad altri, hanno risolto il problema e hanno creato Reactive Streams. Sito web di Reactive Streams, reactive-streams.org, e, diciamo, quelli che hanno iniziato queste API sono partiti da Netflix e poi ci sono stati contributi da parte di Pivotal, che è la società che sta dietro Spring, e TypeSafe, che è la società che sta dietro Scala e H e così via. Okay? Quindi gente top level, non quattro gatti. Le API Reactive Streams sono delle API chiamate di basso livello, e vedremo come mai vengono chiamate di basso livello, che forniscono uno stream di dati asincrono con la possibilità di effettuare back pressure in modo esplicito. Vedremo tutto questo nelle slide che seguono. Come funziona? Che cos'è uno stream? Uno stream è praticamente un flusso di dati effimero, nel senso che è in memoria, ok? Quindi se la macchina crasha in quel momento lì, i dati che stavate processando sono andati, ok? A meno che li abbiate salvati da qualche altra parte, però diciamo quando i dati vengono caricati in memoria e vengono fatti fluire all'interno di una catena di trasformazione come questa qua, sono effimeri in questo senso qua. Quindi per esempio io posso prendere un dato, posso splittarlo in due, quindi per esempio, che ne so, una stringa SQL, per dire, posso mandarla a un sistema di database e posso mandarla sempre in modo asincrono a un sistema di logging e dire guarda che sto facendo questa query, ok? Dopodiché, adesso questo non era il caso, però diciamo che questi due sistemi possono processare lo stesso dato in parallelo, ottenere due risposte che poi vanno in qualche modo a confluire, quindi devono essere unite tra di loro, vanno in un terzo stadio di processing, il quale questo potrebbe essere il caso del logging, quindi lo mando in modo sincrono, un sistema di logging e finisce qua. Dopodiché c'è un ulteriore step di processing, in parallelo ce n'è un altro che arriva da sotto, mergi i dati e così via, no? Quindi questo è un classico stream. Ah, voi guardate questo diagramma qua e mi dite, vabbè, ma io quando mai la faccio sta roba qua? Nel senso che quando è che mi metto a fare questi bellissimi diagrammi dove splitto i dati, li chiamo in un thread, ne chiamo uno, in un thread ne chiamo l'altro, eccetera, eccetera. Vabbè, vediamone uno più semplice, che in realtà è uno stream di dati, ma per come siamo stati abituati a programmarlo, nel vecchio modo, non ci siamo mai accorti che in realtà è uno stream di dati, che è questo, è una tipica richiesta a un sistema REST, ok? Cosa succede? Che la parte in blu è una richiesta HTTP, alla fine REST è basato su HTTP, ok? Quindi voi avete in ingresso una richiesta con un input stream, questi sono i vostri dati in ingresso, quindi questo blocco azzurro che c'è qua, ok? Come lo dovete trasformare questo blocco azzurro? Beh, lo dovete trasformare in qualche modo per il sistema REST, la richiesta HTTP deve essere la parte importante che mi interessa, che cos'è? È l'URI della richiesta HTTP, giusto? Perché è quella che contiene, non so, slash messages slash 1, ok? E che mi dice guarda che voglio il primo messaggio, oppure slash messages, voglio la lista di tutti i messaggi, e così via. Quindi l'URI è la parte importante, dopodiché spesso associata, non sempre, ma spesso associata, che cosa c'è? C'è una stringa che è il body della richiesta HTTP, dove magari io ci ho messo un JSON dove dentro ci ho messo non solo i parametri che magari metto nell'URI, ma delle informazioni aggiuntive, tipo, non lo so, versioni, tipo autorizzazioni, mille altre cose. Le posso fare anche con gli header HTTP, il concetto non cambia, lo posso fare con l'input stream o con i dati degli header HTTP,
concetto fondamentale è che ho un URI e dei dati aggiuntivi. Quindi ho preso request e input stream e li ho trasformati in URI più string, ok? Quindi ho fatto questa trasformazione qua. Dopodiché l'URI più string la converto in che cosa? In una stringa SQL, ok? Che mando al database, perché so che devo, analizzo l'URI, vedo che sono i messaggi, select from messages, perché quella è la tabella da cui è, magari c'è un parametro where e uso quel parametro lì, ok? Quindi URI e string vengono convertiti in una stringa SQL. Questa a sua volta, quando mi arriva il risultato, viene, quindi da una stringa mi ritorna indietro invece un oggetto resulSet, che io cosa faccio? Converto di nuovo in stringa. Perché? Perché l'ho formato in JSON, per esempio, che è una stringa alla fine, ok? Quindi io prendo il resulSet, lo itero, produco un JSON che è di nuovo una stringa, e questo JSON devo poi metterlo dentro la risposta HTTP e al suo output stream. Quindi ho fatto un processing. Quindi vedete, questa è una catena molto semplice, la possiamo pensare come una trasformazione sequenziale dei dati che ho in ingresso, ok? Quindi non è complicata come quella di prima, dove c'erano divisioni, merge, eccetera, però probabilmente questo caso qua, che è molto semplice, sono ragionevolmente sicuro che se prendete uno dei vostri use case più complicati, magari qua uno split ce l'avete che dovete mandare un'email ogni volta che ricevete questa cosa qua. Quindi questo è uno split, perché voi da una parte avete la query che mandate al database, dall'altra un'email a qualcuno, oppure una chiamata a un terzo sistema REST da un'altra parte. Quindi qua gli split sono molto facili, cioè è un caso molto comune, e quindi succedono, ok? Ma anche quelle sono trasformazioni che possiamo modellare con delle API interessanti, come vedremo tra poco. Ok, quindi vi ho fatto un po' una panoramica dei sistemi reattivi, di che cos'è uno stream e di che cosa vuol dire trasformare uno stream di dati, ok? Questa era un po' la premessa di Reactive Stream. Adesso vediamo un'altra caratteristica fondamentale di Reactive Streams, che è quella che vi dicevo, back pressure. In particolare vediamo un attimo come funzionano i sistemi di messaging blocking, quindi bloccanti, come funzionano. Tipici sistemi di messaging blocking sono i socket. Voi scrivete sul socket, se non riuscite a scrivere sul socket perché dall'altra parte il client non legge, a un certo punto tutti i buffer che ci sono tra voi e il client si riempiono, e quando voi provate a scrivere ancora bloccate. Ok, quindi state aspettando che di là leggano e che scodino, che consumino tutti i buffer che ci sono in mezzo, in modo che voi possiate scrivere di più. Non solo, ma tutte le chiamate di metodi che hanno un valore di ritorno, un tipo di ritorno, quindi boolean, pippo, parametri, è una chiamata bloccante. Perché? Perché quel metodo lì deve bloccare per poter ritornare al risultato booleano, ok? E code bloccanti, ovviamente. Quindi che questi sistemi sono, pur essendo diversi, in realtà fanno tutti parte del sistema di messaggi bloccanti, perché posso modellare il fatto di scrivere su un socket come quello di mandare un messaggio al socket e dire scrivimi questo e non tornare finché non l'hai scritto tutto. La chiamata di un metodo, anche le origini dell'object oriented passano lì, no? Cioè io mando messaggi da un oggetto all'altro. In questo caso il messaggio che mando è bloccante, quindi mando un messaggio ma aspetto perché voglio un risultato di ritorno, okay? Quindi sono sistemi pur diversi, però fanno parte di un enorme insieme che riguarda i blocking messaging systems. Quindi c'è da una parte un produttore, un producer, che blocca, che produce qualcosa, il messaggio, e che blocca finché il consumer non ha consumato il messaggio o ritornato una risposta. Questi sistemi sono, ovviamente, si autolimitano. Perché? Perché se io ho un thread, cerco di scrivere su un socket e quella chiamata blocca, è chiaro che quel thread non può fare nient'altro, deve aspettare che si sblocchi la scrittura sul socket per poi scrivere ancora o fare qualcos'altro.
quindi sono intrinsecamente autoregolati, nel senso che vanno al massimo delle capacità del sistema in modalità bloccante, no? Quindi se io blocco mi fermo finché non ho finito, ok? Classico caso della coda su un singolo sportello alle poste, ok? Devi aspettare, cioè quella coda lì deve aspettare il tuo turno, quando quello davanti ci mette un casino e tu sei dietro che aspetti, quindi il sistema si autolimita, nel senso che devi aspettare il tuo turno in coda, ok? E funziona così: A manda un messaggio a B, tutto bene, B manda un messaggio a C, tutto bene, C dice io sono bloccato, ok? Quindi implicitamente cosa fa? Manda lì indietro il colore rosso e dice a B io sono bloccato, ok? E a sua volta B dice, manda indietro il colore rosso A e dice anch'io sono bloccato, perché è bloccato C, ok? Quindi vedete che c'è, i messaggi viaggiano in verde da sinistra a destra, ma la back pressure viaggia in direzione opposta, rossa, quindi vedete che il colore rosso si propaga da destra verso sinistra, ok? Questo è la back pressure normale nei sistemi bloccanti, ok? Chiaro? Perfetto. Quindi qui un po' riassunto, l'informazione è bloccato, quindi il colore rosso viaggia da destra a sinistra, e la back pressure è anche un modo di, diciamo, fare flow control. Questo è il sottoinsieme più grande, però è un modo di regolare il flusso dei dati, ok? Perché io ti dico sono bloccato, sono bloccato, sono bloccato, e quindi tu ovviamente a monte, il produttore a monte, il producer a monte dice ok, siccome sono tutti bloccati, sono bloccato anch'io, non posso passare al prossimo elemento da darvi da processare, ok? Perché siamo tutti bloccati. Benissimo, vediamo come funzionano invece i sistemi asincroni e perché sono così difficili, e di conseguenza perché anche programmare sui sistemi asincroni diventa difficile. Quindi, dicevamo, i sistemi blocking sono molto facili ma consumano risorse. Sistemi asincroni sono più difficili, consumano meno risorse, però, come vi dicevo, sono più difficili perché introducono dei nuovi problemi, in particolare questo qua. Il producer e il consumer lavorano a velocità differenti. Ok? Questo è un classico esempio. Voi avete un fast producer, uno slow consumer. Tipicamente, sistemi di questo tipo, c'è una coda in mezzo a questi due sistemi che è quella che gestisce i messaggi in ingresso nel caso del consumer. Ok? Cosa succede? Che questo produttore qua continua a mandare messaggi, questo è lento, la coda comincia a riempirsi. Vedete che c'è uno spazio solo, però questo signore qua è più veloce, ne manda due. Quindi cosa succede? Che la coda si riempie, uno dei due entra nella coda e l'altro o lo mettiamo nella coda e continuiamo a far crescere questa coda finché andiamo in out of memory error sul receiver, ok? Oppure dobbiamo dire la coda ha una dimensione fissata e quindi il messaggio che non ci sta nella coda, che faccio? Lo droppo, no? Lo butto via. Peccato che questo signore qua non lo sa, perché lui il messaggio l'ha mandato, quindi cosa fa? Beh, dice, io i due precedenti gliel'ho mandati, gli adesso gliel'ho mando pure tre. Quindi cosa succede? Che questo signore qua, questi tre verranno droppati pure loro, quindi alla fine c'è un'inefficienza pazzesca, perché il producer che è fast fa in modo, cioè continua a mandare messaggi, però quelli vengono continuamente droppati. A un certo punto questo signore dovrà dirgli qualcosa indietro e dirgli guarda che io mi sono perso gli ultimi 150.000 messaggi che hai mai mandato, non li ho visti, ok? Non va bene. Quindi message dropping è una soluzione, può andare bene in certi casi ma non sempre, ok? Un'altra soluzione allo stesso problema è questa qua, è la coda è quasi piena, la riempio, ok, con l'ultimo, dopodiché mando un messaggio lì indietro al producer dove gli dico, ehi, guarda che questo qua non te l'ho droppato, quindi è perso, e chi lo sa dove è finito, ma te l'ho rifiutato ed è il messaggio con questo ID qua, ok? Quindi viene mandato un'informazione importante all'indietro, per cui il producer sa esattamente
fino a che ID i messaggi sono stati accettati. Qual è il problema? Che mentre questo messaggio viaggia all'indietro, il producer ne sta mandando un altro, ok? Quindi c'è già un altro messaggio in flight che arriva di qua, anche questo verrà rigettato, però capite che questo ciclo qua non si ferma mai, cioè arrivi a un punto dove lo slow consumer comincia a rigettare i messaggi, questi tornano indietro, questo continua a mandare quelli nuovi e questa roba qua continua a loopare in giro e alla fine non sono poi in una modalità tanto diversa da quella di prima. Ok? Allora vediamo una terza soluzione che si chiama blocking pool. Questa volta è al contrario, cioè ho il consumer che è veloce e questo signore qua invece il producer che è lento. Allora, come può funzionare questa cosa? Dico, ok, il producer che è veloce, invece che aspettare che il producer gli faccia il push di questi messaggi, invece è lui che li chiede, ok? Quindi questo chiama e dice, dammene uno. Se questa chiamata qua è bloccante, è tipo è read, ok, da un socket, e poi mi blocco lì, qua ovviamente questo signore ha un thread bloccato a aspettare che gli arrivino i messaggi e di nuovo non va bene perché questa blocking pool non va bene. Questo deve, ci mette un casino a fare processing di questi dati per farli diventare da quadrati a rombi e quindi ci mette tempo e non glieli dà. Quindi blocking pool di nuovo funziona, ma non è una soluzione asincrona e quindi non siamo interessati. Messi insieme tutti questi tre, diciamo, principali scenari, quelli di Reactive Stream sono arrivati a una soluzione, quindi qui dicevamo consumer, qua il consumer ovviamente, poiché è un thread bloccato lì, consuma risorse in modo non interessante. Quello che è stato fatto, vi dicevo, la soluzione di Reactive Streams è questa invece. Si chiama Dynamic Push Pull, l'hanno chiamata così, perché funziona in entrambe le modalità, sia in push che in pull. E vediamo bene come funziona. Funziona in particolare in questo modo. C'è un producer che è veloce, un consumer che è lento. Il consumer manda indietro un messaggio al producer dicendogli request 2, cioè io ho due slot liberi nella mia coda, ok? Due slot, e mando un messaggio indietro al producer. Il producer dice ok, ce li ho, te ne mando due, ok? Dopodiché questa coda è piena, ok? Siccome il consumer non manda indietro un messaggio al producer dicendogli guarda che ho, voglio, dammene altri n, ok, perché questo messaggio non c'è, entrambi i sistemi vanno in una modalità idle, nessuno dei due ha dei thread bloccati a fare qualcosa, ok, quindi non c'è spreco di risorse in questo caso, ok. Quello che succederà, che cos'è? È che quando il consumer consuma uno dei dati che ha in coda, cosa farà? Farà una request di uno verso questo signore qua, ok? Questo signore qua a sua volta, siccome è un fast producer, magari c'è qualcuno a monte suo che gli spinge giù la roba, ok? Lui si può comportare esattamente allo stesso modo, cioè verso il suo producer può dire guarda, io a valle sono bloccato, ne posso mandare uno, sai che c'è? Dammene uno solo a monte. Quindi cosa succede? Che questa request 2, come vedete, è quella che viaggia in senso opposto al flusso dei dati ed è quindi la back pressure che abbiamo visto prima. Prima l'abbiamo visto col colore rosso che si spostava da destra a sinistra, nel caso bloccante. Qui invece una chiamata API esplicita che va in senso inverso rispetto ai dati, ma che è in grado di fornire l'informazione necessaria e sufficiente per il producer in modo da dire io posso accettare questa quantità e basta, ok? Se togliamo la coda, che messaggio viaggia indietro? Sempre?
request 1, ok? Perché questo chiederà un item che gli verrà data immediatamente, lui la processa, non c'è una coda a questo punto, la processa, quando ha finito di processarla, cosa deve fare il consumer? Deve di nuovo fare una chiamata request 1 all'indietro e dire ok, dammi quella dopo, ok? Sì. Ma per nel caso di messaggi molto molto piccoli, sì, non c'è il problema in request, in flight request, cioè mentre che no, il processo flow a destra manda la richiesta alla fast, nel due nel frattempo che stanno viaggiando altri. No, fast non fa nulla finché non riceve. Esattamente, il producer non fa nulla finché non gli arriva una richiesta con un intero che dica voglio n dati, ok? Quindi il producer va in idle e a sua volta può mandare in idle, può diciamo propagare la back pressure all'indietro verso il proprio producer e così via nella catena, ok? Quindi questa qua non è consecutiva, aspetta che torno un attimo indietro, ma è così, prima c'è request 2, dopo ci sono i due messaggi, ok? Non sono contemporanei come invece erano prima, non è mai in flight, ok? Quindi la back pressure viene ottenuta semplicemente non facendo la chiamata API request, e quindi se io non ti chiedo le cose automaticamente vuol dire non mandarmele, quindi automaticamente mi stai controllando il flusso e mi stai esercitando back pressure, ok? Il comportamento del sistema qual è? È push quando il consumer è fast. Perché? Torniamo un attimo qua. Se questo è fast adesso, cosa succede? Succede che questo gli dirà sempre request 1, l'altro dice aspetta un momento che ci penso perché sono più lento, e gli rimanda 1. L'altro dice request 1. Quindi praticamente questo, dal punto di vista del producer, è appena mi arriva qualcosa vedo già che quello a valle mi ha già fatto una request 1 e quindi gliela mando, ok? Dopodiché vado a prendere la mia cosa, mi giro, la processo, la guardo, ho di nuovo request 1 e te la mando subito. Quindi questa diventa per il producer una modalità push, cioè non aspetto mai nulla perché ho sempre request, domanda da parte a valle, e quindi ti mando sempre giù la roba, ok? Al contrario, se il consumer è slow, diventa un meccanismo di pull, cioè è il consumer che dice dammi X, però è asincrono, ok? Quindi la chiamata è request 5, ritorna immediatamente, dopodiché sono tombini del producer gestire quelle 5 item, ok? E il thread che ha fatto la chiamata request 5 non è che sta lì a aspettare le 5 cose, ritorna immediatamente, sarà qualcun altro, qualcos'altro che farà in modo di mandare questi 5 messaggi che sono stati richiesti. Non solo, ma ovviamente questi sistemi qua non sono mai statici o sempre statici, a volte succede che quello che prima era veloce diventa lento e così via, e questo sistema di Reactive Stream si adatta automaticamente, non ha bisogno di nessun tuning, e praticamente si fa l'autotuning, per questo è stato chiamato Dynamic Push-Pull, ok? Questa è la ragione che c'è dietro. Quindi qua rivediamo un attimo, messaggi viaggiano in questa direzione, la richiesta viaggia nella direzione opposta e anche è la direzione del back pressure. Ok. Tutto chiaro? Se avete domande mi fermate. Domanda. In una situazione in cui io consumer e producer distribuiti, sì, come si coordinano? Nel senso, io sono un producer molto lento, cioè, sì, se ho di fronte a me più nodi a cui ad esempio posso fare delle richieste, sì, come scelgo a chi chiedere ed eventualmente come mi comporto se uno di quelli a cui ho chiesto cade? Cioè, ok, allora, questo di cui stai parlando tu è fuori dallo scope delle Reactive Stream API, che sono API di basso livello, ma non intese di basso livello dal punto di vista della programmazione, ma non dei sistemi, ok? Quindi il fatto che request di uno possa generare un'informazione che viaggia
sulla rete, quindi attraverso un socket per andare dal consumer distribuito al producer distribuito. Questo è un dettaglio implementativo, dipende dalle librerie che usi, dipende da mille cose, ok? Ci sono alcuni sistemi che sono nativi in questo modo, ci sono altri sistemi che invece non supportano questa modalità distribuita, quindi tu puoi fare tutto quanto ma resti all'interno della tua singola JVM, ok? Detto questo, lasciami dire, ragionevolmente semplice implementare un sistema basato sulle API Reactive Streams che in realtà sia implementato sulla rete, sul network, ok? Perché i messaggi verranno serializzati e mandati dal producer al consumer e questa informazione di request verrà serializzata e mandata dal consumer al producer. Quindi si può fare, e anzi è già stato fatto. Sì. Per esempio HStreams è un'implementazione delle API Reactive Streams più altra roba, poi vedremo un attimo che cosa aggiungono queste API in più. HStreams è basato sugli attori, quindi ognuno di questi stage è un attore, e non so quanto siete familiari con gli attori, però gli attori possono essere locali oppure remoti, tant'è che voi non trattate mai con un attore ma trattate sempre con un oggetto che si chiama actor ref, proprio per dare quel livello di indirezione in più e per dire: io non so se questo attore qua è locale in questa JVM o è sulla rete da qualche altra parte. Quindi cosa faccio? Mando il messaggio, se è locale diventa praticamente una chiamata di un metodo oppure semplicemente un accodare a una struttura dati che è una coda in memoria. Se invece l'attore B è remoto, questa diventa una chiamata di rete dove il messaggio verrà impacchettato, spedito, deserializzato dall'altra parte, e questo signore qua adesso dice: ah, ho ricevuto un messaggio, adesso me lo metto nella mia coda, o lo processo, e dopodiché mando indietro la back pressure, l'informazione back pressure. Quindi decidere se per esempio tu hai quasi un sistema di load balancing, no? Se io ho un producer davanti che dice: io gestisco un sacco di traffico e devo distribuirlo a più nodi dietro, questo diventa una cosa che implementi tu come parte della tua applicazione, non è qualcosa che è built in Reactive Streams. Può darsi però che HStreams, che è un'implementazione già bella grossa di Reactive Streams, ti dà quello, quindi ti dà Reactive Streams base, diciamo, più questa cosa qua che hai appena detto tu. Quindi magari loro l'hanno già implementata e tu puoi usare le loro facility per fare questa cosa. Ok? Sì. Non vedo tanto il caso di un request maggiore di uno. Non vedi il caso di un request maggiore di uno? Perché appena il consumer lento ha spazio, notificherà il producer di essere pronto a poterlo occupare. Quindi dei batch, la possibilità di mandare. Esattamente. Il motivo di fare una request con un valore maggiore di 1 è quello di effettuare batch di richieste insieme. Per esempio, immaginati un flow di dati relativi per esempio al classico valore di uno stock nel mercato finanziario, ok? Quello che tu puoi avere è semplicemente il consumer a valle che dice: request di 1000, dammi gli ultimi 1000 prezzi cambiati per questo stock, ok? Dopodiché quello che il consumer farà sarà quello di vedere: guarda, io adesso devo fare delle operazioni, ma è inutile zanzara che prendo il primo prezzo, ok? Perché tanto so già che me ne sono arrivati 1000 e il prezzo attuale è l'ultimo, è il millesimo dei dati che mi sono arrivati. Quindi io magari cosa faccio? Droppo 999 dati, messaggi che mi sono arrivati, e prendo solo l'ultimo. Quando tu fai request di 1000 non vuol dire che te ne arrivano 1000, vuol dire che tu hai spazio per metterne da parte fino a 1000. Il producer te ne può mandare uno solo. Okay. Quindi se il prezzo per esempio non è mai cambiato, ti manda l'unico cambio di prezzo, prima o poi ti ammazzo, lo sai, ecco, giustamente. Questa è stata ripresa, quindi poi la mettiamo stile Karate Kid, non avevo le bacchette ma ce l'ho fatta con me. Quindi dicevo che
La risposta è proprio quella del batching. Ci sono alcuni sistemi, per esempio, che usano questo valore come a bassissimo livello per la rete, per dire sono disposto ad accettare n bytes dalla rete. Okay? Quindi ti dico, per noi, nel nostro caso, noi abbiamo provato queste API qua a integrarle in Jetty, ci stiamo lavorando, e non abbiamo mai trovato lo use case di andare al livello dei byte, perché in realtà quello che succede è che tu leggi da un socket, leggi in una struttura dati che è un byte buffer, e quindi poi quello che ti interessa è tutto il byte buffer, e poi dopo, se dentro ci sono 40 richieste HTTP o una sola, è lo stesso. E a volte il consumer a priori non può dirti mandami 40 byte, perché non sa se in 40 byte c'è stata tutta la richiesta HTTP oppure no, e quindi ok, ti mando 40 byte, ma poi magari c'è una richiesta e 5 byte, e tu dici ok, adesso 5 byte li devo mettere da parte, diventa più complicato. Quindi sei tu a pilotare questa request? Okay. Dipende, perché poi siccome sei tu a implementare il consumer, ovviamente ed è il consumer che fa request di n, è ovviamente il consumer che, in base all'implementazione che ha, può dire io ho una coda così grossa, quindi con questa capacità so quante sono gli slot vuoti, ti faccio quello, oppure semplicemente dirti guarda, io non so, c'ho memoria a nastro, mandamene che io c'ho spazio, me li alloco, faccio io, oppure mandami giù dei byte buffer che io me li salvo su disco, e ho una mia coda di roba salvata su disco che poi dopo mi faccio lo spooling, eccetera. Mille varianti. Ok. Allora, queste famose API, vediamole, eccole qua, stanno tutte in una pagina. Mario Fusco del Giug Milano ha fatto un'ottima domanda a una conferenza e ha detto: quanti di voi pensano che, come mai c'è questi qua, questi geni di Pivotal, Netflix e Lightband, ci hanno messo tipo 2 anni e mezzo a venire a capo di 4 interfacce? E ovviamente tutta la platea si è messa a ridere, perché mi ha detto, e Mario ha detto no, non dovete ridere, perché questa roba qua è complicata, è difficile venire e distillare l'essenza della back pressure e di che cos'è un consumer e di che cos'è un producer in così poco codice è un'arte. Quindi quello che hanno fatto è stato proprio quello che diceva Saint-Exupéry, e diceva togliamo tutto, no, quello che è superfluo, finché rimane solo quello che serve. Quindi quando si costruisce qualcosa di solito si aggiunge, ma poi alla fine si comincia a togliere finché rimane distillato proprio l'unica cosa che serve e l'unica cosa che si può. La completezza, Mario ovviamente ha poi tirato una frecciata all'altro mondo Java, qualcosa che non si è fermato di però. Sì, però vabbè, insomma, adesso parliamo di Reactive Streams, quindi allora, come vedete, un publisher si collega a un subscriber, ok? Quindi se io sono un subscriber e sono interessato a quello che un publisher emette, mi devo registrare presso questo publisher. La chiamata di registrazione, quindi ho reference al publisher, io sono un subscriber, faccio publisher subscribe this, ok? Voglio essere sottoscritto e ricevere i dati di tipo T che questo publisher emette. Dopodiché il subscriber ha questi 4 metodi. La prima è una callback che viene chiamata in modo contestuale alla chiamata di subscribe. Che cosa mi passa? Mi passa un oggetto di tipo subscription qua sotto, vediamo tra un secondo. Dopodiché c'è un protocollo di gestione di queste chiamate. Quindi la unsubscribe succede una e una sola volta soltanto, dopodiché onNext viene chiamata ogni volta che c'è un elemento e che ovviamente il subscriber ha richiesto, ok? OnNext viene passato il dato,
On error viene chiamato se il publisher a monte ha ottenuto un errore e quindi non è più in grado di produrre informazione, dati, ok? E on complete viene chiamato quando il flusso a monte termina. Può anche non terminare mai, quindi io qua posso avere 0 o infinite chiamate on next, anche 0, perché per esempio faccio la subscription on publisher che non ha nulla da darmi, è già terminato, ok? Quindi viene chiamato on subscribe, on complete. Oppure viene chiamato on next, on next, on next, on next, on next all'infinito. Immaginate se il publisher sia un elemento che emette un evento ogni secondo, ok? Finché non tirate giù la macchina non si ferma mai, quindi l'on complete potrebbe non avvenire mai. On error e on complete sono esclusive, quindi o capita l'una o capita l'altra. Ok, questo comportamento è stato codificato proprio nelle API Reactive Streams e nella specifica Reactive Streams. Ok, quindi se voi volete scrivere un'implementazione per i vostri usi interni, per esempio, lo potete fare, ma dovete rispettare questo protocollo qua che vi ho appena spiegato. Ok, tutti quelli che le hanno implementate l'hanno rispettato. La subscription è ovviamente quella che ha questo famoso metodo request che vi permette di fare la back pressure. Quindi cosa succede? Che come vedete subscription è un oggetto che viene passato al subscriber sulla chiamata on subscribe. Questa on subscribe la chiama il publisher, ok? Quindi nell'implementazione di subscribe io ho il subscriber, quindi questo publisher fa ho il subscriber, chiamo s.onSubscribe e gli passo la subscription. Quindi praticamente ho chiuso il link, cioè il publisher ha un reference al subscriber e il subscriber ha un reference a un pezzo del publisher che è quello che gli permette di interagire col publisher, che è request oppure cancel. Ok? Cioè il subscriber può dire non sono più interessato a ricevere dati da te, ok? Ho avuto un errore fatale, quello che volete, a valle non mi interessano più questi dati, quello che volete, cancel, ok? Sì, un secondo, finisco perché questa è super semplice. L'ultima interfaccia processor è un'interfaccia vuota che estende sia subscriber che publisher. Cosa vuol dire? È un oggetto che riceve e spedisce, quindi è un subscriber da una parte e un publisher dall'altra, ok? Quindi l'on error del subscriber, sì, vuol dire che c'è un errore nel subscriber? C'è un errore nel publisher. Questa viene chiamata dal publisher. Sono mutuamente esclusivi, non complete. Esattamente. Quindi vuol dire che quella sottoscrizione la posso, cioè non ci posso fare più nulla. Esattamente. Ok. Esattamente. Devi considerare se ti arriva un non error, se hai un subscriber arriva un non error, vuol dire che tutto quello che c'è non arriva più niente. Sì, sì, non arriva più niente. Esatto. C'è stato questo errore a monte, ti dico qual è l'errore, finisce lì. Ok. Adesso faccio una piccola critica, visto che siamo qua al JUG. È una delle cose per cui ci siamo, tra virgolette, un po' battuti, purtroppo troppo tardi. Non c'è stato molto da fare, ma è andata così. Immaginatevi un publisher che produce degli oggetti che voi dovete serializzare e scrivere su rete, ok? Allora, chi è che scrive su rete? Un'implementazione di un subscriber, ok? Perché deve ricevere gli oggetti dal publisher e deve scriverli sulla rete, ok? Cosa succede se ho una IO exception sulla rete? Ok? Quindi sono un subscriber, non riesco a scrivere il messaggio perché a valle mi hanno chiuso il socket, vatte la pesca, ok? Come faccio a propagare l'errore all'indietro? Allora, cosa succede in una chiamata bloccante? Attenzione, perché poi potremmo fare un'altra sessione dove vi spiego che cos'è un metodo Java, che uno dà per assunto che l'ho capito che cos'è il metodo Java, ma non è così, cioè è molto sottile. Cosa succede se la chiamata è bloccante? Che quando viene lanciata un'eccezione viene fatto lo stack
unwinding. Mm-hmm. Unwinding. Quindi cosa succede? Che esiste un canale più o meno segreto, ma che non è evidente, di comunicazione all'indietro nello stack delle chiamate. Perché che cos'è che comunico all'indietro? È l'errore che è successo, ok? Quindi non è un valore di ritorno. Io di solito comunico all'indietro nelle chiamate dei metodi con cosa? Col valore di ritorno, ok? Oppure modificando degli oggetti che sono stati dati come parametri. Però ce n'è un terzo, che è quello delle eccezioni. Quando un'eccezione viene lanciata, se le chiamate sono bloccanti, questa torna indietro. Quindi io sono subscriber, l'unica cosa che ho è per parlare all'indietro è questo oggetto qua, subscription. Come vedete, cancel non prende parametri, quindi non posso comunicare all'indietro che cos'è successo. L'unica cosa che posso comunicare all'indietro è ho avuto un problema, smetti, ok? Allora, io e Victor Klang abbiamo avuto un'intensa discussione a una conferenza. Victor Klang è una delle menti dietro queste cose qua. Ho cercato di convincerlo in tutti i modi. In realtà la loro tesi è questa, è che il producer non può fare nulla dell'eccezione che viene generata dal consumer, perché non è che può dire che può avere, non so, può fare qualcosa, no? Nel senso che ok, il consumer ha avuto un problema, ok, che bella eccezione, la passo indietro pure io, cioè l'unica cosa che può fare è passarla indietro pure io, ma non è che può avere della logica lui dicendo se l'eccezione è di questo tipo allora continuo a spedire oppure no, perché questa logica non fa parte del publisher, fa parte del subscriber, ma allora la metto nel subscriber e se ho un'eccezione che posso gestire allora non chiamo cancel ma la gestisco lì e poi chiamo request di uno e dico ok, l'ho gestita, dammi un altro item, ok? Viceversa, se l'ho gestita e non posso farci nulla, nel senso che è un errore bloccante tipo appunto un socket chiuso eccetera, il fatto che a monte viaggi indietro un'informazione del tipo close exception al producer non gli può interessare più di tanto. Ora, detto questo, ci possono essere alcuni casi dove in realtà questa cosa potrebbe essere interessante. Possiamo stare a discutere quanto ne vogliamo, le API ormai sono queste e fine della faccenda. Vi faccio giusto un esempio pratico della gestione di questo tipo di API qua, no? Per esempio, quando voi usate JPA, chi usa JPA qua? È un po' familiare con JPA? Qualcuno. Quando scrivete su un database e avete organizzato le vostre tabelle per fare optimistic locking, JPA vi restituisce un'eccezione specifica, una runtime exception, che si chiama optimistic lock exception, okay? Che l'applicazione deve gestire. Questa applicazione qua ci deve essere un catch, perché l'applicazione deve proprio fare qualcosa. Questo è un classico esempio di un'eccezione che viene generata dal sistema a valle, quindi viene generata dall'implementazione JPA, per in realtà dire qualcosa al producer, a dire guarda, io, cioè tu mi hai detto di fare mi hai mandato giù le SQL, ma io ti rispondo non con un result set ma con un'eccezione. Quindi è questo che vi dicevo, le chiamate dei metodi, no? Sono, attenzione, perché hanno due risultati di ritorno, non uno. E l'applicazione dice attenzione, allora io avevo spedito un SQL, ho ottenuto un optimistic lock exception, allora qui posso fare qualcosa, perché cosa posso fare? Posso dare un messaggio all'utente, posso riprovare la query, stavolta ricaricando i dati nuovi dal database, eccetera eccetera. Quindi probabilmente ci sono dei casi in cui l'informazione, l'errore specifico non può essere gestito a valle ma deve proprio tornare indietro ed essere gestita a monte. Però vi dicevo, queste API sono state tenute al minimo indispensabile possibile. Gli use case che sono stati implementati con queste API sono veramente tanti. Da quello che ho visto io finora, quello che succede è che se c'è proprio bisogno di gestire un errore, un tipo di errore particolare,
quello che viene fatto è che si organizza il codice in un modo tale da passare un parametro in più, che di solito è un consumer di throwable, dove questo consumer viaggia insieme a tutta la struttura della mia catena di informazioni, o questo consumer che viene passato a tutta la catena. Quindi se succede qualcosa, qualcuno a questo consumer chiama il consumer, che viene poi, ovviamente a monte viene tenuto il reference e a monte viene poi eseguito qualcosa in base a quello che serve. Comunque, restiamo su. Mi verrebbe da dire che probabilmente nella loro idea c'è quella, cioè, siccome alla fine c'è qualcuno che a volte definisce l'exception un po' un modo per avere un go-to, per cui ti sposti dove vuoi, probabilmente loro volevano essere sicuri che questo non fosse possibile ed eventualmente tu fossi costretto ad avere una logica locale. Mi verrebbe da dire, io voglio gestire degli errori, allora a quel punto magari il mio subscriber dovrà avere un publisher, qualcosa che ad esempio prende e gestisce, raccoglie degli errori che poi qualcun altro... Ottima osservazione, tant'è che l'altra soluzione che hanno proposto a questo problema qua è quella di creare due catene in direzioni opposte, cioè loro ti dicono, ok, devi comunicare all'indietro, nessun problema, mi fai una catena di dati in avanti dove tu mi fai le request e le cancel, non c'è problema, e questa è quella attiva sempre, diciamo i dati arrivano giù, tu li processi e avanti così, dopodiché se hai un errore c'è un'altra catena che di solito è sempre completamente idle, che però dove di qua non c'è più il consumer, ma di qua c'è il publisher che pubblica in questa direzione qua, e di qua c'è un subscriber che dice ok, io sono interessato a un'unica cosa, che sono gli errori, quindi qua avrò un subscriber di throwable a monte, ok, a monte rispetto al flusso dei dati. Quindi questa è un'altra soluzione macchinosetta, perché ovviamente mettere in piedi le due catene potrebbe non essere particolarmente facile, eccetera, devi ricordarti di mettere insieme tutti i pezzettini, insomma, però insomma, visto che la catena c'era già e visto che la direzione c'era già, cioè qui abbiamo già due canali di ritorno che sono dammene ancora e non darmene più, sembrava no, a noi, per esempio, noi abbiamo proposto un cambio facile, cioè di aggiungere qua un parametro throwable sul cancel, dove se null niente, se è non null te lo puoi gestire a monte e finisce. E temo che se in quel modo loro l'avessero vista come la possibilità di mandare eventualmente qualcosa che possa bloccare il chiama, cioè, sì, però tu questo... a cancel potresti anche passare qualcosa che alla fine era un'informazione, diciamo, aggiuntiva, perché l'informazione di bloccati ce l'hai già nella chiamata del nome del metodo, cioè cancel. Qui io ti aggiungo solo un'informazione aggiuntiva che era perché. Poi tu puoi fare, puoi ignorarla, oppure puoi dire no, questa informazione qua in effetti mi interessa. Ti dicevo, immaginati adesso nel caso, per esempio, che dicevamo prima di JDBC asincrono con l'optimistic lock exception, quasi sicuramente devi creare due catene, perché di qua non, cioè non vuoi neanche chiamarla cancel, no? Perché la cancel è smetti di mandarmi le query SQL, che però non è quello il messaggio che ti voglio mandare, capito? Quindi anche con le due catene, a me sembra un gatto che si morde la coda, un cane che si morde la coda, perché sulla seconda catena avresti di nuovo tutti gli stessi problemi. Se succede un errore nella seconda catena, allora ho bisogno di una terza catena? No, però c'è da dire che ci si ferma a due, perché la seconda catena è relativa solo a un flusso dei dati e il flusso, gli stream viaggiano sempre in una sola direzione. Questa catena qua è solo, come dire, una specie di workaround, quindi non è un flusso di dati al contrario, capito? È proprio solo per questa catena di dati in un senso, questa qui è la catenina di ritorno per gli errori, se per caso ne succedono. Non viaggiano dati su quella catena lì e quindi non, cioè, non hai la possibilità che a sua volta vada in errore, insomma, a meno che proprio però ecco, la seconda catena di ritorno è veramente semplicissima, nel senso che chi la costruisce fa request 1 e a monte dice io, cioè, voglio essere notificato se c'è un errore. Dopodiché gli viene mandato l'errore e subito con la on next e subito dopo viene chiamata la on complete, nel senso che finito lì, ti ho mandato l'errore e quella catena lì è morta e insomma tutto interrotto, è finito. Questa roba è così buona, ma così buona,
che l'hanno messa nel JDK 9 così com'è, hanno fatto cut and paste dalla slide precedente, le hanno messe dentro una classe che si chiama Java Util Concurrent Flow nel JDK 9 e queste quattro classi qua si chiamano esattamente con gli stessi nomi e hanno esattamente gli stessi metodi, ok? Quindi questa roba qua ci sarà poi nel JDK 9. Dai, facciamo una battuta. Quando uscirà JDK 9? Però, diciamo, ci sono speranze che nel giro di un paio di settimane ci sarà una seconda votazione per Jigsaw, che sapete la prima è stata negativa. Se la seconda è negativa anche, JDK 9 verrà completamente fermato e quindi dovranno togliere fuori Jigsaw dal JDK 9. Però diciamo che Oracle sta parlando con tutti quelli che hanno votato no e gli sta convincendo gli sta convincendo a votare sì, anche dal punto di vista tecnico. Mark Reynolds credo che sta facendo un lavoraccio enorme e credo che sarà, se questa cosa va in porto, penso che sarà veramente uno dei miei eroi personali, perché penso che abbia fatto un lavoro immane e gestire lo stress di mettere insieme JDK 9 credo che sia, insomma, un traguardo di assoluto rispetto, insomma, che totalmente apprezzabile e rispettabile. Insomma, io l'ho incontrato un paio di volte, una persona fantastica. Quindi vi dicevo, roba buona, ok? JDK 9 è così buona e l'hanno messa in JDK 9 che, vi dicevo, JAX-RS voleva fare async.io. Cosa hanno detto? Hanno detto, ah, ma allora hanno messo Reactive Streams in JDK 9, sai che c'è? Aspettiamo che esca Java EE 9 e lo facciamo poi là. Camba cavallo. Servlet 4, stesso discorso, abbiamo detto vorremmo migliorare le cose, fare queste cose asincrone eccetera eccetera, ma in JDK 9 aspettiamo Java EE 9, non c'è ancora neanche l'8, però tutta roba che sarà posticipata. Detto che sarà posticipata non vuol dire che non si possa usare, perché adesso vediamo, questi sono i link, diciamo, Reactive Streams, e queste finalmente sono le implementazioni più importanti che io ho trovato per le API basate su Java. Quindi c'è una libreria di Netflix chiamata RigsJava, una di Pivotal Spring chiamata Project Reactor, HStreams, che era stato menzionato prima, Vertex anche, è un progetto Eclipse per fare, appunto, per scrivere componenti server asincroni, e noi di Jetty ci stiamo lavorando, abbiamo un repository su GitHub dove stiamo cercando di capire bene qual è il modo migliore di esporre queste API agli utilizzatori, diciamo, delle servlet o a chi si basa sulle servlet. Insomma, per esempio Spring, tutta la parte web di Spring potrebbe basarsi su delle API Reactive Streams per fare, per implementare la loro parte web, e mentre invece adesso si basa su delle API servlet oppure addirittura su delle estensioni tipiche di ogni container. Quindi per esempio c'è un modulo che usa le API native di Jetty, un modulo che usa le API native di Tomcat, uno per Undertow, eccetera eccetera. Però capite che così per Spring è un casino mantenerli tutti quanti, per noi è un casino perché poi arrivano i bachi a noi dicendo sto usando Spring con il modulo di Jetty ma non funziona, e si scopre che la release di Jetty è 10 release indietro e il bacco l'abbiamo già risolto, però devi aggiornare. Quindi sarebbe bello avere delle API stabili come quelle di Reactive Streams e poi da lì andare avanti. Vediamo alcuni esempi. Siamo verso la parte finale. Come andiamo a tempo? Fino alle 21 sono 35 minuti. Perfetto, abbiamo anche tempo per fare due. Allora, queste sono le API del driver Reactive di MongoDB. MongoDB, chi non è familiare con MongoDB? MongoDB è un database NoSQL basato su JSON, diciamo, non è proprio JSON perché supporta anche binario, però è basato su JSON.
ha dei concetti molto simili, ma non equivalenti a quelli di un database relazionale. In particolare, se pensate a un database relazionale, esiste il concetto di tabella. In Mongo si chiamano collection, ok? In ogni collection la riga viene chiamata documento, ok? Quindi in questo caso qua è un document. Questo document è molto simile a una mappa, nel senso che ha dei getter e dei setter, e voi accedete alle colonne di quella riga usando il nome proprio della colonna, ma in realtà è il nome di una property. Se sparo la cavolata, non sono esperto, non sono esperto. Pensavo avessi sbagliato. No, con Mongo no. Comunque, supponiamo di avere ottenuto un oggetto collection, Mongo collection, e di voler inserire un nuovo documento. Ok? Come funzionano queste API? Funzionano così: si fa insert one e voglio inserire il mio documento. Quindi voglio inserire una nuova riga in quella tabella, un nuovo documento nella collection. Ok? Cosa faccio? Insert one. Questa operazione qua però è asincrona, cioè io sto chiamando Mongo, gli dico inserisci questo documento qua, poi però voglio sapere quando è che Mongo l'ha inserito, ok? Quindi chi è il publisher in questo caso? Ovviamente chi è che emette l'evento l'ho inserito? È ovviamente Mongo, ok? Quindi questa API qua mi deve ritornare un publisher, facile, ok? L'API mi ritorna un publisher, dopodiché cosa succede? Che è stato inserito o no il documento? No, non ancora. Perché no? Scusa? La subscription. Devo fare la subscription al publisher. Perché devo fare la subscription? Perché devo avere un subscriber che si registra a questo signore qua? Per sapere quando è finito. Potergli mandare la back, non per sapere quando ha finito, cioè il publisher ti dà anche quell'informazione lì, ma quella fondamentale è proprio quella: finché non ho qualcuno a valle che mi dice request 1, io non faccio niente, perché qua il publisher dice ok, io sono pronto, sarei anche pronto a pubblicare, ok, ma se a valle non c'è nessuno non lo faccio. Notate che questa cosa qua potrebbe essere un dettaglio implementativo, nel senso che in questo caso particolare l'inserimento potrebbe avvenire, questo signore che viene ritornato potrebbe già avere in pancia il risultato, che viene però solo emesso quando faccio la subscription. Credo che però l'implementazione non sia stata fatta così, per un motivo molto semplice, che questo oggetto qua allora Mongo è un database, quindi funziona, cioè passo attraverso la rete per scrivere i dati dentro Mongo, ok? Quindi cosa succede? Che è molto facile per me costruire questo oggetto qua prima di aver effettivamente mandato la richiesta via rete, ok? Io semplicemente faccio new publisher info delle API di Mongo, te lo ritorno immediatamente e poi solo dopo, quando mi fai la request di uno, allora io mando il messaggio via rete, tanto è poi tutto asincrono, ok? In particolare, quindi, vediamo che quello che dobbiamo fare è chiamare publisher subscribe, passare un subscriber, nella on subscribe mi viene passata la subscription e qui devo fare request di 1, ok? Solo in questo momento qua viene inserito, quindi l'implementazione si occupa di mandare il documento via rete, viene poi gestito da Mongo, verrà inserito nelle cose. Mongo a un certo punto dirà ok, ho finito, manda indietro un messaggio che verrà ricevuto da questo publisher, il quale dirà ok, adesso chiamo il mio subscriber e gli passo un oggetto success, che vuol dire che l'inserimento è andato a buon fine. Per esempio qua potrebbero esserci delle informazioni aggiuntive, non so, tipo un timestamp, piuttosto che quante righe sono state inserite, perché magari questa classe qua la riuso anche quando faccio batch insertions, no? Dopodiché ovviamente se viene chiamato un error vuol dire che magari ho avuto una chiave duplicata, per esempio, o non sono riuscito in qualche modo a inserire il documento. Dopodiché viene chiamata l'on complete, viene chiamata, ok? Perché? Perché tutto il meccanismo ormai è finito. On subscribe, on next viene chiamata una volta perché il risultato è insert one, quindi viene chiamata solo una volta, o on error oppure on complete. Quindi on complete mi dice guarda, fatto finito, qui è il risultato,
ti chiamo, ti dico che è andato, è finito tutto, ok? Completo. Vediamo un altro esempio invece per fare le find, ok? Qui di nuovo, come vedete, quando io ho una collection e voglio trovare tutte le righe di quella collection, quindi questa è una select star from tabella senza where condition, ok? E voglio avere indietro tutte le righe, ok? Ovviamente chi è che emette le righe? Mongo di nuovo, no? Quindi allo stesso modo mi darà indietro un publisher, di nuovo l'ha già fatta la find. No, perché aspettiamo la request di 1, ok? Request di 1 quante righe mi dà? Vediamo, perché il 1 è la request, non i dati, cioè. Ah, certo, certo, giustamente, giustamente. Questo, questo dipende dalla semantica delle API. In questo caso qua request di 1 fa la trigger della find, ok? Quindi viene fatta la find, dopodiché on next viene chiamato n volte per n righe che ci sono in quella collection, ok? N documenti che ci sono in quella collection. Quindi qua io posso stampare il documento. Attenzione, roba super importantissima, quando chiamo next, siccome ho fatto request di 1, ok? Sto implicitamente chiedendo la prima riga, ok? Quindi qua devo per forza dire voglio la seconda. Qua se questa riga manca si ferma tutto, perché sto applicando back pressure, ok? Io potrei non essere in grado di gestire questi documenti. Immaginatevi, questo contiene per esempio la Bibbia, tutta la Bibbia, ok? E qua devo fare, trovare le parole più comuni che ci sono nella Bibbia in questo subscriber qua, ci metto secondi, secondi, secondi finché non ho finito la Bibbia, non mi dai la Divina Commedia, calma e dammi tempo, ok? Quindi come vedete request di 1 on next, request di 1 cosa succede? On next, request di 1 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 on next, cosa succede tra un po'? Al 100%. Cosa succede tra un po'? Stack overflow. Ok? Stack overflow. Quindi qua, questa qua è un'implementazione triviale che io ho scritto e doveva starci nella slide, ma l'implementazione del publisher deve essere furbetta, perché quando io ti chiamo request di 1 tu devi capire se sei a rischio di stack overflow exception oppure no. Fortunatamente i publisher quasi mai li implementerete voi quando usate le API, ok? I publisher li ottenete sempre da una chiamata delle API, tipo questa qua di Mon collection find e troc, avete il publisher. Il publisher, che è quello delicato, il publisher e l'implementazione della subscription, che sono quelle parti delicate per evitare gli stack overflow exception, vengono implementate da chi fa le API e non da chi le usa. Okay? Chi le usa scrive semplicemente i subscriber in questo modo molto semplice. E come prima, on error e on complete. Okay? Però quindi vengono implementati il publisher. Alla fine dipende completamente dal tipo di sistema con cui vai a lavorare, per cui come vuoi stipulare le attività e quant'altro, però è una cosa che noi che dobbiamo usarlo. Esattamente. Vi dicevo però, e adesso passiamo all'ultima parte, che è quella che vi spiega un po' la differenza, perché finora vi ho parlato un po' di Reactive Streams, ma non abbiamo visto RxJava, Reactor, eccetera. Queste API sono API in qualche modo di basso livello, nel senso che se voi dovete scrivervi tutta questa pagina qua ogni volta che usate le API, due maroni, perché qua c'è tanto boilerplate, alla fine sono veramente due o tre righe di codice, ma sono sempre le stesse, a parte l'implementazione di un next, no? Perché qui sarà sempre ricordati la subscription in un field e chiamare quest'uno e chiamare quest'uno una volta che hai finito di fare il process. On error e non complete, ma l'unica riga interessante è questa qua, system out println document, no? Ma dovete scrivere un fracco di altri. Quindi ci sono delle API di più alto livello che si basano la loro implementazione su queste, dove quelle API di alto livello scrivono non solo i publisher ma anche i subscriber e vi offrono un modo molto più facile di fare questo genere di processing, ok?
la vediamo adesso. Questo è un esempio basato su RX Java 2, oppure è anche, vedremo un esempio basato su Reactor, ok, che è Spring, e questo è Netflix invece. Awesome people are born in July. Chi è nato a luglio? Fantastico, vedi? Allora, abbiamo un publisher di attendee, ok? E vogliamo sapere chi è nato in luglio, ok? Quindi che cosa sono per me gli attendee? È un flusso di gente. Immaginatevi che facciamo una fila fuori da quella porta, entra uno e mi dice sei nato a luglio? No, fuori. Entra un altro, sei nato a luglio? E così ho uno stream, no? Di gente che entra dalla porta e alla quale viene chiesta se è nata a luglio oppure no. Quindi c'ho un publisher di attendees, ok? Emetto attendees, è la porta praticamente, emette gli attendees, no? Dentro la stanza. Questa classe, Flowable, è una classe di RX Java 2, ok? E dice Flowable from publisher attendees, quindi posso costruire un API di più alto livello a partire da un publisher Reactive Stream di basso livello. Quindi per esempio qua cosa ci posso mettere? Ci posso mettere Mongo, il Mongo, le API di Mongo che abbiamo visto prima, ma anche qualsiasi altra implementazione, ok? Perché vi immaginate che così come esiste Flowable from Publisher, esiste un API che da un Flowable vi restituisce un Publisher, quindi in un senso ma anche nell'altro, ok? Quindi voi potete mixare queste API, proprio quelle di Mongo per esempio con queste qua e viceversa, proprio perché sono entrambe basate su Reactive Streams che danno questa base comune di interoperatività, ok? Allo stesso modo in cui potevate per esempio scrivere delle API basate sulle servlet, dopodiché le plugavate in Jetty o le plugavate in Tomcat e funzionavano uguale perché l'implementazione sotto era basata sulle stesse API comuni, ok? Allora, quanti di voi sono familiari con la sintassi del Java, di Java 8, delle lambda, eccetera? Più o meno circa, dunque andiamo passo per volta. Allora, flowable from publisher attendees, quindi qua adesso ho un flusso di attendees, è la stessa roba di prima, solo con un nome diverso. Li vogliamo filtrare. Chi vogliamo tenere? Tutti gli attendee la cui data di il mese di nascita sia luglio. Okay. Per chi non conosce Java 8, questa è una lambda che ritorna un boolean, okay? Quindi metodo filter prende un'interfaccia, un predicato che gli passa un attendee e che si aspetta in ritorno un boolean, okay? Se il boolean è true, questo attendee prosegue nella catena, se no viene scartato, droppato e basta, ok? Chiaro? Quindi ho tutti gli attendee, seleziono e tengo solo quelli nati a luglio. Dopodiché map, supponiamo che attendee, cosa voglio fare? Voglio dire ok, tutti quelli nati a luglio sono awesome, ok? Quindi aggiungo una nota a questo attendee dicendo questo attendee è awesome, ok? Notate che questa add note mi deve ritornare poi un attendee, bravo, perché ovviamente me lo, poi lo rivoglio dopo, ok? Quindi dopo cosa voglio fare? Voglio salvare quelli awesome, li voglio salvare via REST. Questa è una chiamata asincrona che mi ritorna che cosa? Vediamo se lo capite, poiché questo è un flat map, questa qua mi ritornerà un flowable del risultato del salvataggio su REST, ok? Notate bene che a questo punto c'è un po' di intercambiabilità tra flowable e completable future. Perché? Perché ovviamente entrambi sono delle classi che rappresentano l'emissione di un evento, ok? Flowable è di più di un completable future perché può emettere più di un evento. Completable future emette un solo evento che è successo o fallimento, ok?
ma nulla mi vieta in questo salvataggio via REST di creare un flowable che emette un solo evento, così come abbiamo visto prima in Mongo c'era questo publisher che faceva l'insert one che emetteva un solo evento. Sono riuscito a inserirla oppure no, ok? Quindi questa mi restituisce un flowable di un qualche risultato che io flat mappo, perché sennò qui avrei un flowable di un flowable di, del risultato. E questa roba qua, allora, flowable ha un'altra API che si chiama, guarda un po', subscribe, perché flowable is a, quindi implementa publisher. Non solo riesce a prendere dei publisher e wrapparli, ma anche lui stesso implementa le API Reactive Streams. Vedete che ho messo in arancione le API Reactive Streams e in blu le API REACH, devo dire. Ok? Quindi quando voglio avere il risultato di questa roba qua, questa mi ritornava un result che è il risultato del salvataggio via REST che ho fatto qua. Ok? Mi becco result, on subscribe, subscription, request di 1, on next, finalmente, ah qui ho cut and paste error, ovviamente questa era result, e scrivo result, ok? Tutto chiaro? Ok. Ovviamente, come per tutto il precedente, quando è che parte tutta la faccenda? Qui. Ok? E solo esclusivamente qui. Qui voi cosa avete fatto? Così come fate negli stream di Java 8, voi qui avete descritto quello che volete fare, ma finché, come negli stream di Java 8, non chiamate un terminal method, non succede nulla. Qui è la stessa cosa, il terminal, la terminal operation è questa qua, request di 1. Il subscriber che deve dire, ok, sono pronto a ricevere i dati che vuoi mandarmi. Quindi questa è la terminal operation, questa fa partire tutta la catena, tutti questi attendee vengono filtrati da questa roba qua, salvati tutti quelli awesome via REST, e alla fine voi avete i vostri risultati, appunto qua su on next, on next, on next, on next, viene chiamato per ogni awesome che viene salvato, e ovviamente appena ne salvate uno dite ok, salviamo quello dopo e fate il request di uno e avanti così. Adesso voi mi direte, porca miseria, adesso qua uso RX Java 2, mi devo imparare Reactive Streams, è già, è che devo capire che cos'è un publisher almeno, no? Un subscriber, giusto perché se ogni tanto li vedo nel codice da sapere da dove vengono. Dopodiché mi devo imparare tutte queste API qua flowable, qui ne ho messe 3, questa classe qua credo che abbia 400 e qualche, qualche numero di metodi, non vorrei sbagliarmi, ma sono tanti, veramente tanti. E, ma attenzione che ho fatto i compitini a casa, dopo vi do il sito web simpatico per venirne a capo. Ok, il pazzoide di turno mi fa il progetto con RX Java, ma io a me piacciono le API di Reactor, ok? Quindi non solo adesso mi devo imparare RX Java, ma adesso e vai che ti impari anche le API di Reactor. Le API di Reactor sono queste, attenzione, magia, magia. Oh, 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 vedete la differenza? Che sì. Allora, questo è Reactor, la classe non si chiama più flowable, si chiama flux. From è un metodo che prende un publisher come prima, tutto il resto è identico, ok? Quindi il vantaggio di queste API e di questi sistemi reactive, in particolare delle API, è proprio questo. Da una parte avete basso livello reactive streams uguale per tutti. Alto livello, le soluzioni che sono state implementate, a parte le classi iniziali che vengono usate, che sono diverse da progetto a progetto, praticamente hanno delle API che sono straordinariamente simili, proprio perché sono basate sui concetti funzionali. Quindi hanno filter, map, flat map, eccetera, eccetera, come gli stream. Perché in realtà è quello che sono, un flowable o un flux non è nient'altro che uno stream di dati. Ok? In JDK 8 l'hanno chiamato stream, ma qui l'hanno chiamato flux, di là l'hanno chiamato flowable. E... Però la grossa differenza qual è? Attenzione, che flux e flowable sono uno stream con back pressure. Ok? Gli stream del JDK 8 non hanno back pressure. Voi partite quando chiamate un terminal method, tutti gli oggetti, tutti,
vengono girati uno dietro l'altro e non avete nessun modo di interrompere questa iterazione, ok? Finché non arrivate alla fine. Potete droppare tutto quanto se volete, ma non potete fermare il ciclo. Qui invece il ciclo è, lo comandate voi, perché questo qua era, chi di voi è così vecchio che si ricorda il basic? Dai, nei cicli basic come facevate a next? Ecco, vedete che la roba è sempre, in informatica è una roba che gira, eh? Avremmo potuto fare tutto questo 20 anni fa in basic e non c'era abbastanza trend. Ma non importa, perché tanto con Reactive Stream te ne basta più. Questo qua è un sito molto carino che si chiama RX Marbles, adesso sono anche online, andiamo magari a vederlo, rxmarble.com. Qui vedete tutte le operazioni che tipicamente ci sono sulle API di Flux e Flowable. Per esempio trovate map, trovate merge, trovate zip, trovate filter, trovate, poi vabbè, poi dopo qua non ci stava nello screenshot. E qui con i marbles, che sono queste palline colorate, vi fa vedere cosa succede. Quindi qua avete filter x per x maggiore di 10, vedete che 2 viene escluso, 30 viene, 22 viene, 5 escluso, 60 viene, 1 escluso, ok? Andiamo a dare un secondo perché è simpatico, perché siamo praticamente alla fine. Allora, se io vado qua e faccio... Allora, questo è per esempio merge, però per esempio qua possiamo fare map. Vedete che map è uguale a 10 volte x, 10 volte x. Quindi qua vado da 1 a 10, da 2 a 20, da 3 a 30. Ok? Se vogliamo fare zip, per esempio, vedete come funziona? Ci sono due stream e zip cosa fa? Così come la cerniera che fa questa roba qua, vedete che fa esattamente questa roba qua, fa 1A, 2B, 3C, 4D, quindi per ogni elemento di sopra associa un elemento di sotto, quindi lo mette insieme, ok? Qui ci sono delle robe anche fancy, tipo the bounce, non mi chiedete cosa fa, perché non c'è. Controlla se funziona come in certe API JavaScript limita la chiamata a un certo numero. Rimane sordo per un po' di millisecondi. Ok, sì. Ok, giusto. Rimane sordo per un po' di millisecondi, qua potevano fare il tempo. Sì. Ma non l'hanno messo, però non lo so, qui c'è find per esempio. Find tutte le x maggiori di 10. Vediamo un po' se qua sotto troviamo tipo, non so, per esempio c'è skip until, questi sono metodi, ad esempio skip until che non ci sono nel JDK 9, non c'è nel JDK 8, non c'è drop con una condizione, però potete fare filter ma non drop, quindi qua appunto skip until finché non trovo 0, credo, quindi skipali tutti finché non trovo 0, poi prendili tutti finché, se trovo un altro 0 continuo a prendere, vabbè. Quindi è un sito utile per, vedete ci sono i boolean operator, sum, include, ce ne sono anche di più esoterici, tipo questo qua è AMB, che è un operatore che c'è credo solo nella versione RX Java, non l'hanno messa in Project Reactor. Insomma, se, per dirvi che esiste questo sito che è grafico, dopodiché ovviamente ci sono tutte le API per questi metodi qua che vi spiegano esattamente cosa fanno. E niente, era simpatico insomma da vedere. Adesso se questa la chiudo e faccio così, non l'ho chiusa ovviamente, però ci provo meglio, faccio così, poi questa faccio così, sono ovviamente finito. Conclusione, faccio così. Ok, ultima slide. Allora, fondamentalmente, succo di questo meeting è: questa roba di Reactive è qualcosa che è partito,
Secondo me difficilmente si fermerà, nel senso che resterà sempre a disposizione, in particolare queste API tipo Flowable, tipo Flux, eccetera, sono ragionevolmente facili da usare. Bisogna imparare un po', a avere un po' di familiarità con questi concetti di functional programming, ma adesso con gli stream del GDK 8 i concetti sono veramente molto molto simili, quindi è più facile insomma venirne a capo. E quindi è qualcosa che probabilmente rimarrà. Se avete degli use case asincroni, che adesso è un po' il caso, non so, state migrando un sistema a microservices, tutte le chiamate che fate ad altri microservices è meglio che le facciate tutte quante in modo asincrono, perché se no avete i famosi thread che bloccano e voi dite ma blocca solo per 200 millisecondi. Sì, ma vi ho fatto vedere che il processing è un millisecondo, quindi voi avete un moltiplicatore 200 per che state lì tenendo un thread a far niente, quindi è tanto, non è ho migliorato la performance del 20%, no, 200 volte diverso. Quindi le API sono standard, imparane una, le imparate tutte, è anche buono per il business, perché cosa vi potete permettere? Potete permettere di trasformare la vostra applicazione come ha fatto Federico, metterla su Amazon e invece che usare una T4 XLarge, XXLarge, usate una micro, perché è tutto quello che vi serve, ok? Il vostro thread pool invece che avere 1000 thread ne ha 20, e con quei 20 riesce a gestire i picchi, riesce a gestire tutto il vostro traffico. E ovviamente a fine mese, invece che pagare la XXLarge, pagate la micro e avete risparmiato un pacco di soldi, ok? Quindi questa roba qua, vi dico, è roba, tecnologia che c'è. Ci sono dei giganti dietro, appunto Netflix, Pivotal, Liveband, eccetera, quindi che continueranno a pusharla. Le API sono ragionevolmente facili da imparare, standard. Io è tutto quello che ho da dirvi, nel senso che dateci un'occhiata, poi non è detto che magari riusciate a applicarlo, però se riuscite ad applicarlo venite a fare una presentazione al JUG, perché è interessante vedere un caso d'uso pratico. Abbiamo avuto questo problema qua, come propaghiamo gli errori all'indietro, come l'abbiamo risolta, come avevamo n flussi, non ci siamo trovati, il progetto è fallito perché alla fine è troppo complicato, la gente non era in grado di imparare le nuove API, eccetera eccetera. Quindi esperienze molto positive. È tutto, grazie Simon.